cosa pensavamo sarebbe stata la sfida più grande, ma io pensavo, vabbè, forse la cosa più banale, pensavo non ridere. Sarebbe stata la cosa più difficile. E invece quando poi sei lì dentro ti rendi conto che paradossalmente è più gestire la fatica. È più complesso, perché dopo tanto tempo che sei lì dentro non hai più percezione di quello che fa ridere e di quello che non fa ridere. Quindi non hai più metro e misura di giudizio. Questo per me è stato... Invece per me lo stessa cosa che ha detto lui, l'unica aggiungerei che forse là dentro ho scoperto delle comicità che non sapevo che ci fossero, cioè magari non seguivo quel comico, lo conoscevo ma non lo seguivo, là l'ho scoperto e purtroppo l'ho scoperto a mie spese perché in più di un'occasione stavo per capitolare, in moltissime occasioni, perché non conoscevo la tecnica di quel comico. Sì, pure io pensavo la cosa più difficile che mi spaventava di più era sicuramente trattenere la risata, perché di mio sono una persona che tende a ridere quando una cosa le fa ridere, e invece la cosa che non mi aspettavo era fare magari quel pezzo che mi ero preparata però con gli altri comici che entravano in quel pezzo, rendendolo più difficile per me che per gli altri. E per me è la stessa cosa, chiaramente non ridere. Cercare di essere se stessi, diciamo, avere una, al di là del repertorio che io o altre persone possono aver portato, per me è stato essere spontanei, come puoi stare a cena tra amici, una cena che dura 6 ore, matrimonio so, del sud, e cercare di essere spontaneo, di far ridere senza ridere, quello è stato proprio e rimane tuttora una delle sfide più grandi che ha questo programma. Vedi, ma poi ripeterci anche la domanda. La risposta non deduco la domanda. Non lo so. Prima di partecipare a LOL non ho pensato alla sfida più grande della mia vita. Le sfide sono altre della vita, quelle della vita vera. Questo è un gioco, ho pensato vado lì e gioco. E dopo ho pensato, sono andato lì e ho giocato. La vedo così. Io temevo il fatto, di solito quando faccio le cose mie le preparo molto, e invece lì c'era tanto aperto l'improvvisazione, eccetera. La sfida era quella di ascoltare, di restare lì e interagire con le persone. Alla fine di tutto dico, è stata veramente tosta, lunga, in alcuni punti è stato veramente difficile. Beh, è proprio questo, il fatto che metti 10 comici in una stanza, secondo me continua a essere un'ottima idea, perché comunque verranno fuori delle idee originali. Mancava un programma comico, diciamo così, così vasto, in cui c'è una libertà totale di esprimersi, e in un contesto con delle persone che non sei abituato magari a vedere negli ambiti in cui lavori. E poi è figo anche perché questo programma è molto forte, perché da quello che so, insomma, l'ho visto, l'ho fatto anch'io, ti stai a casa la sera con gli amici, ti metti là, ti fai la serata LOL, te li guardi, e capito, ti fai una cena, una cosa, e ti guardi loro. Quindi è un programma che comunque aggrega molto, sì. In lire? O in euro? In bonifici, dici? Non lo so, il valore dell'originalità è sicuramente una cosa, infatti ha avuto molto successo, credo soprattutto per il fatto che era originale. E non ridere quando sulla risata è un... Sì. È un ossimoro. È la cosa che fa più ridere, è la cosa che mi ha fatto più ridere da casa in tutte le edizioni, al di là del repertorio, di una battuta chiaramente divertente che può fare uno dei 10 comici in tutte anche le tradizioni precedenti. La cosa che ti fa più ridere è vedere la persona che si trattiene, che sta per esplodere. Quella a me mi fa molto ridere, e che credo anche molto pubblico da casa fa ridere. Sono d'accordo. Sì? Sì. Bene. Il talento nascosto secondo me, io dico l'improvvisazione. Sì, la battuta pronta. Sì, esatto. Essere pronti con le battute, essere pronti e soprattutto alla reazione che gli altri hanno in confronto alla battuta, no? Perché alle volte, come ha detto giustamente lei, tu fai una cosa e gli altri tentano di smontartela. Quindi tu devi essere bravo a reagire a questa cosa, andare avanti o quantomeno rimettere un carico sopra.
Quindi insomma questo è un esercizio continuo, cioè tu è come capito quello che fa con le mani così, ognuno sì. deve dire la sua, si crea una piramide di cose, devi stare attento a non rimanerci sotto. Anche non saper guardare la propria dignità è un talento bravo, che secondo me è fondamentale in questo programma. Non farci in alcune caso, occasioni, in alcuni minuti, ma insomma. Tra da gioco è stato difficile per me far ridere e non ridere tutte e due. È uguale come nella dentro la percezione, ma che non potranno mai ridere, cioè a meno che non succeda una roba. Diciamo che non ridere era molto facilitato del cast. Ecco questo. Non ridere è stato facile in questa edizione perché il cast l'hanno preso un po' per quello. Quindi far ridere, siccome un cast che non fa ridere non è neanche tanto il senso dell'umorismo, era altrettanto difficile farli ridere. Quando uno non fa ridere non sa neanche quando deve ridere. Quindi insomma è stato faticoso, lo so. Da un lato ha detto bene, perché da un lato ha detto bene, dall'altro pure un po' che è andata così. Hai capito? Ma di far romano mi devi fare. Ti devo fare. Sei stupenda. La pari la pagliata. Stupenda. Grazie. Che bello. Cacio e pepe, mi ricordo di cacio e pepe.